Buon pomeriggio a tutte e a tutti e benvenuti e benvenute a un nuovo incontro Umanistiche Live riservato alla nostra antologia per la secondaria di primo grado Autori e Lettori Più di Rosetta Zordan e al terzo webinar con la professoressa Jenny Poletti Riz. Il webinar di oggi è intitolato Le mini lesson, le mini lezioni ed è il terzo di tre appuntamenti. Il primo, datato 14 dicembre, è stato introduttivo al metodo del Writing and Reading Workshop. Il secondo, il 10 febbraio, era incentrato sul taccuino dello scrittore e quello di oggi sulle mini lesson. Sono qui con la professoressa Jenny Poletti Riz, ben ritrovata Jenny, Buonasera a tutti e tutte. e con la mia collega di Ericsson, Marina Alieri. Ciao Marina. Ciao Paola e buonasera a chi ci sta seguendo. Io sono Paola Magri e sono responsabile della scuola secondaria di primo grado, area umanistica di Rizzoli Education. Jenny Poletti Riz, ormai la conoscete tutti benissimo, è insegnante della scuola secondaria di primo grado e ha introdotto in Italia il Writing and Reading Workshop, l'approccio laboratoriale alla didattica dell'italiano ideato presso la Columbia University. Ha pubblicato per Erickson, il volume Scrittori si diventa e, per Fabbri, in collaborazione con Erickson, il volume Pensare, Scrivere e Crescere, allegato alla nostra antologia Autori e Lettori Più di Rosetta Zordan. Marina Alieri è coordinatrice editoriale della casa editrice Erickson. Quest'anno, per il rilancio della nostra antologia Autori e Lettori Più e della grammatica di Rosetta Zordana a rigor di logica, Rizzoli Education ha deciso di organizzare una serie di webinar gratuiti di approfondimento e formazione per i docenti su diversi argomenti. Abbiamo affrontato insegnare italiano con la DDI, il contributo delle discipline nell'insegnamento dell'educazione civica e le prove INVALSI di italiano e naturalmente i webinar con la professoressa Jenny Poletti Riz. Come anticipato, oggi la professoressa ci introdurrà le tecniche del Writing and Reading Workshop e descritte nel suo libro Pensare, Scrivere e Crescere, una pubblicazione scritta appositamente per autori e lettori e autori e lettori più. Ricordo che il libro fa parte di un cofanetto per l'insegnante che verrà dato gratuitamente insieme al volume Risorse digitali e proposte per la DDI e ad altri strumenti di aggiornamento a chi ha già in adozione le antologie di Rosetta Zordana, Autori e Lettori, Autori e Lettori Più, mentre chi adotterà quest'anno l'antologia, il volume fa parte di tutti i materiali per il docente che il corso mette a disposizione. Per mettere in pratica i suggerimenti del Writing and Reading Workshop, verranno date in omaggio a settembre sei narrative di autori modernissimi. Un cofanetto che conterrà queste sei narrative sono senza apparato didattico, in modo tale che gli studenti possano leggere proprio per il piacere di leggere. Invece, rivolti esclusivamente al docente, sei percorsi digitali per mettere in pratica le indicazioni del Reading Workshop. Infine, da quest'anno, vista la forte adesione al metodo di Writing and Reading Workshop, la professoressa Jenny Poletti Riz terrà un corso post-adozione a tutti gli insegnanti che hanno o avranno adottato Autori e Lettori Più. A questo punto lascio la parola alla mia collega Marina Alieri e poi a Jenny Poletti Riz. Intanto grazie Paola, intanto ricordo che Jenny Poletti Riz ha pubblicato anche per Erickson Scrittore si diventa, basato sul Writing and Reading Workshop, e fa anche molta formazione, per cui chi fosse interessato può guardare sul sito Erickson. Allora, questo è il terzo incontro con Jenny Poletti Riz, che saluto, ciao Jenny. Ciao Marina. Ciao, allora nel primo incontro tu ci hai parlato dei principi fondamentali del Writing and Reading Workshop, di questa metodologia che sta alla base di quello che è il processo di scrittura autentica che tu ci stai spiegando in questi incontri. Nel secondo incontro invece hai parlato dell'importanza e del buon uso del taccuino dello scrittore. Oggi invece ci parlerai di mini lessons, di mini lezioni, che sono un momento, direi, importantissimo, fondamentale all'interno di questo processo di scrittura, e
nel quale il ruolo dell'insegnante è importante. Quindi ecco, io ti chiederei, passo a te la parola per dirci che cosa sono queste mini lezioni, che cosa servono, perché sono utili e come si costruiscono. Ricordo a tutti che se volete potete fare domande e che alla fine della, insomma, alla fine di quest'ora cercheremo di rispondere al più possibile. Lascio a te la parola, Jenny. Ciao. Grazie, Marina. Buonasera. Allora, sono qui per parlare delle mini lesson. Ho lasciato il nome in inglese in questo caso. Si tratta di un momento importante, del momento di solito è il momento iniziale di ogni sessione di laboratorio di scrittura e di lettura. E è il momento dell'istruzione diretta, quindi diciamo che è il momento che si avvicina di più al modo di fare lezione che ben conosciamo, ma le mini lezioni hanno una struttura particolare, proprio perché abbiamo bisogno di tenerle, come dice il termine stesso, di tenerle brevi. Si tratta di questa didattica breve di cui tanto si parla e che è così difficile in realtà da raggiungere. Quindi, come dice Lucy Calkins, mi piace iniziare con questa citazione di Lucy Calkins, che è una delle maestre di laboratorio di scrittura e di lettura, che ha portato un po' a sistema questa metodologia negli Stati Uniti. Lei stessa dice: dobbiamo insegnare la scrittura come ogni altra abilità di base, con istruzione esplicita e ampia opportunità di pratica. Quindi la mini lesson, come dicevo, è il momento iniziale di ogni sessione di laboratorio, è il momento in cui di solito l'insegnante propone ai suoi studenti una strategia, principalmente una strategia di scrittura. Come dice il titolo del volume che è stato edito da Erickson, perché scrittori si può diventare. La scrittura è un'abilità che si può apprendere, che può essere in qualche modo insegnata. Perché si vuole mantenere mini queste lezioni? Proprio perché intanto questo ci consente di avere una cornice temporale ideale per mantenere l'attenzione dei nostri studenti e mantenerla focalizzata. E poi soprattutto e principalmente per proteggere, come si dice sempre nel laboratorio, il tempo destinato alla pratica della scrittura. Non si parla di laboratorio se non c'è un tempo consistente, ampio e prevedibile destinato alla pratica della scrittura e della lettura. Quindi significa proprio che gli studenti in classe trascorrono la maggior parte del tempo proprio immersi, in questo caso, nella scrittura, ma anche nella lettura. E l'insegnante li accompagna nel loro processo. Li accompagna prima appunto con strategie esplicite e poi anche con le consulenze individuali di cui non riusciremo a parlare oggi, ma che sono un elemento fondamentale del laboratorio di scrittura e di lettura. Quindi a che cosa servono in realtà queste mini lesson? Servono a coltivare scrittori, a trasmettere le nostre conoscenze sulla scrittura, ad avvicinare anche gli studenti a testi letterari d'eccezione che vengono letti con gli occhi dello scrittore in questo caso. Quindi prendiamo spunto dai testi modello, così li chiamiamo, mentor text, testi modello, per imparare a scrivere dai grandi e anche dai nostri pari, perché i testi modello possono essere anche scritti da studenti, ad esempio, o dallo stesso insegnante. Servono anche per creare il setting, l'ambiente di apprendimento. All'interno delle mini lesson non insegniamo soltanto tecniche di scrittura, ma offriamo anche quello che serve ai nostri studenti per potersi muovere in autonomia all'interno di questo ambiente di apprendimento. Quindi spieghiamo anche le procedure, gli strumenti, le pratiche del laboratorio in maniera esplicita, mirata. Servono anche appunto per piantare semi di scrittura e, come dicevo prima, insegnare tecniche e strategie di scrittura. Come facciamo a mantenerle brevi? In realtà, ecco, soprattutto le mini lesson hanno la funzione essenziale di accompagnare i nostri studenti scrittori nel loro processo di scrittura. Quindi cerchiamo di seguirlo dall'inizio alla fine. Quindi c'è questo accompagnamento da parte dell'insegnante. Come si strutturano le mini lesson? Per mantenerle brevi abbiamo una struttura piuttosto, diciamo, è una struttura rigorosa che prevede alcuni momenti che si ripetono sempre nello stesso ordine di mini lezioni.
lezione e mini lezione, e sono pensati per aumentare al massimo l'efficacia con cui vengono trasmessi questi insegnamenti. E devo dire che nel tempo questa modalità e questa struttura viene completamente interiorizzata sia dall'insegnante sia dagli studenti, che in questo modo sanno già cosa aspettarsi, sanno già cosa succederà sia all'interno di ogni sessione di laboratorio sia all'interno di ogni mini lezione. Quindi abbiamo diverse fasi nella mini lezione. Le mini lezioni possono durare mediamente 10-15 minuti, possono essere anche più brevi, e all'interno della presentazione vi ho messo un link di una mini lesson tenuta da un insegnante americano, quindi la trovate in inglese, si può provare con i sottotitoli di YouTube che fanno un po' ridere a volte, ma possono servire, e vedrete che in 5 minuti riesce veramente a ritroverete, se lo guarderete, oggi non ve lo mostro, ma se lo guardate poi anche successivamente avrete il link a questa presentazione e potrete, volendo, riguardarla, ritroverete tutte queste fasi soltanto in 5 minuti di lezione. Quindi veramente quella è una lezione davvero breve. Più interiorizziamo questa struttura, più riusciamo a essere brevi senza dimenticare le parti importanti della lezione, e soprattutto massimizzando proprio l'efficacia. Nella prima parte, la prima parte è la connessione, adesso vedremo meglio di cosa si tratta, è semplicemente un modo per far entrare gli studenti, entrare in tema gli studenti, quindi collegarci a ciò che è stato già svolto nelle sessioni precedenti, oppure collegarci proprio al loro lavoro. Spesso ci sono anche per connetterci meglio, quindi per agganciarli, tra virgolette, di più, in maniera più efficace, a volte si fanno degli esempi legati proprio alla vita reale che dei nostri studenti o nostra. Quindi nella connessione ci si collega al lavoro, poi abbiamo la parte centrale della mini lesson, che è costituita dall'istruzione esplicita, e poi abbiamo sempre un'occasione immediata di pratica attiva, quindi un coinvolgimento attivo di pochi minuti. Infine c'è il link nella parte finale, viene ripetuto l'insegnamento chiave, adesso vedremo di che cosa si tratta, e contestualizzato in modo che si spieghi agli studenti dove potranno utilizzare ciò che hanno appreso all'interno della mini lesson, in quali altre occasioni potranno utilizzare questo insegnamento. Come si fa a tenere brevi le lezioni? Perché non è cosa semplice, e lo sappiamo bene. All'interno della Columbia University hanno sviluppato nel corso degli anni, con la collaborazione, e è stato testato questo modello per progettare le mini lesson all'interno delle scuole, quindi in collaborazione con le scuole di tanti ordini diversi. È un modello abbastanza, come dicevo, abbastanza stringente, abbastanza rigoroso, che all'inizio viene percepito quasi un po' con fastidio dagli insegnanti, ma in realtà, se proviamo ad applicarlo, diventerà poi uno strumento davvero utile per guidare noi insegnanti, e anche per essere di supporto proprio agli studenti, e ci aiuterà davvero a tenere brevi e focalizzate le nostre lezioni. Come dice Barbara, c'è una citazione di un'amica e collega, Barbara, che per me è molto importante e significativa. Dice: questo modello della mini lesson è una vera rivoluzione nel mio modo di insegnare. Inizialmente mi ha spaventato il suo carattere prescrittivo e rigido nella scaletta e nei tempi. Ora, usandolo, scopro che da una parte mi costringe a mettere a fuoco il contenuto della lezione e a cercare le parole e le immagini più efficaci per porgerlo agli alunni. Dall'altra parte mi stimola a creare connessioni, attività, esperimenti di lettura e scrittura. Anche nella mini lesson la creatività ama la costrizione. Magari, se riesco, ve lo mostro proprio questo modello, che ci aiuta proprio inizialmente a progettare. Quindi io inizialmente nei corsi di formazione suggerisco proprio di utilizzarlo le prime volte per preparare la lezione a casa. E successivamente diventa proprio il nostro modo naturale di porgere la lezione agli studenti, quindi non sarà più importante utilizzarlo in maniera rigida, ma lo avremo davvero interiorizzato. Quindi questo è il modello, la connessione. Nella connessione l'insegnante spiega agli studenti perché l'insegnamento che seguirà è importante per loro come scrittori e come si collega al lavoro precedente. In questa fase si esplicita proprio il teaching point, cioè il contenuto preciso della lezione, l'insegnamento essenziale, abbiamo tradotto così. Quindi ieri abbiamo parlato di, oggi vi mostrerò, si dice in anticipo che cosa l'insegnante andrà a mostrare. Mostrare perché, nella parte di istruzione esplicita, l'insegnante mostra, quindi spesso oltre a dire
come si applica questa strategia, quindi a illustrare punto per punto come applicare una certa strategia, e adesso vedremo diversi esempi, proprio normalmente l'insegnante fa quello che chiamiamo modeling, quindi come il maestro artigiano mostra mentre applica questa strategia. Quindi c'è proprio questa parte di istruzione esplicita anche e di dimostrazione, se vogliamo. Spesso si mostrano anche esempi tratti dai testi letterari modello, quindi come gli scrittori riescono a ottenere un certo effetto utilizzando una certa tecnica. Guardate mentre io, avete visto che io, oppure guardate come questo scrittore, ad esempio, costruisce l'incipit. Subito dopo l'istruzione esplicita abbiamo il coinvolgimento attivo, quindi l'insegnante offre un'immediata occasione di sperimentazione pratica della strategia, molto breve, molto, e quindi deve essere molto focalizzata. L'insegnamento chiave deve essere seguito in maniera molto coerente dal coinvolgimento attivo, che ripeto è focalizzato perché deve durare un tempo limitato. Nel momento del coinvolgimento attivo l'insegnante si muove tra i banchi e ha già un'occasione di valutazione formativa, quindi intanto di fare coaching, accompagnamento, ma anche di valutazione formativa, quindi di verificare che l'insegnamento sia effettivamente passato, quindi che sia chiara la modalità di applicazione della strategia. Una volta terminato il coinvolgimento attivo, l'insegnante ricorda e ripete in poche parole ciò che è stato insegnato, quindi in un paio di minuti ripete l'insegnamento chiave e rimanda gli studenti al loro lavoro, quindi li invita a provare la strategia nel corso della scrittura autonoma che seguirà. Quindi nella prima fase abbiamo la mini lesson, poi abbiamo la scrittura autonoma, e di ogni sessione di laboratorio di scrittura abbiamo la mini lesson seguita dalla scrittura autonoma, un tempo consistente, almeno mezz'ora generalmente, dedicata alla scrittura. Nell'ultima fase generalmente tutta la classe si ritrova per un momento di condivisione finale su ciò che gli studenti hanno scritto e anche sul loro, diciamo, può essere anche un momento metacognitivo sul loro processo di scrittura. Quindi è importante all'inizio proprio sperimentare l'utilizzo del modello. Ok. Qui abbiamo una guida pratica proprio al linguaggio, alle fasi, al linguaggio delle mini lesson. È un documento di approfondimento in cui si illustra proprio il linguaggio che si può utilizzare in maniera molto puntuale in ogni fase delle mini lesson. All'inizio è bene farsi guidare un pochino, poi naturalmente si diventa molto più esperti e risulta più semplice personalizzarlo di più. Il coinvolgimento attivo, come dicevo prima, deve essere un momento molto focalizzato in cui gli studenti possono riflettere, verificare di aver compreso l'insegnamento chiave e la strategia illustrata, spesso confrontandosi con un compagno, e ne provano proprio un'applicazione istantanea e molto veloce. All'inizio sarà un po' sembra impossibile che si riesca a gestire un coinvolgimento di 5 minuti a classe intera, ma in realtà poi, proprio per il carattere rutinario di questa modalità, gli studenti la interiorizzano e sono molto rapidi nell'applicare la strategia e anche nel tornare poi a riunirsi a classe intera. Il coinvolgimento attivo è un'opportunità immediata di mettere in pratica ciò che è stato appreso nel momento dell'istruzione esplicita, e qui vi ho portato alcuni esempi. Ecco qua. Ad esempio, nella unità sul testo espositivo, qui avete l'esempio, la mini lesson potrebbe essere intitolata come selezionare un argomento di cui scrivere, perché all'interno del laboratorio non forniamo tracce uguali per tutti, quindi accompagniamo gli studenti nella ricerca e nella selezione dell'argomento diverso per ciascuno di loro. Quindi l'insegnamento chiave viene riassunto all'inizio e deve poter essere riassunto solo in un paio di frasi. Scusami, ti interrompo, perché sia nel caso del modeling, del modello della mini lesson, sia in questo caso non vediamo il link che si apre, per cui c'è un problema, ti sentiamo benissimo, okay, ma non vediamo le slide. Ok, grazie. Allora, perché inquadra solo quello già selezionato in precedenza. Ok, allora ve li leggo, poi li avrete comunque da consultare, perché altrimenti devo direi cambiare la modalità di condivisione dello schermo. Allora, ve li leggo velocemente. Alcuni esempi di coinvolgimento
attivo, aspettate, se no provo a fare questa. Allora, un esempio proprio di coinvolgimento attivo, ve lo leggo, poi tanto avrete la possibilità di consultarlo perché non voglio perdere tempo nel cambiare la modalità di condivisione dello schermo. Allora, una tecnica che il segnamento chiave può essere una tecnica che gli scrittori usano per decidere, scegliere una tecnica, diciamo come scegliere l'argomento, scrivendo liste sul taccuino. Il coinvolgimento attivo in questo caso può essere: scrivi una lista degli argomenti di cui sei appassionato e su cui possiedi conoscenze e metti un asterisco di fianco a quello che in questo momento è più presente nella tua vita o nella tua mente. Poi parlane un attimo con il tuo compagno. Spesso il coinvolgimento attivo è può essere orale, quindi prova a ripetere al tuo compagno, ad esempio, in cosa le fasi di applicazione di questa tecnica che vi ho insegnato, oppure racconta oralmente quello che andrai a scrivere. Molto spesso c'è questo lavoro di coppia, pair work, quindi a turni, quindi prima uno racconta all'altro e poi viceversa, oppure c'è un coinvolgimento attivo diretto sul testo che gli studenti stanno già scrivendo, quindi il più possibile si cerca di applicare la strategia appena illustrata alla loro scrittura in corso. Questo è anche importante. Poi vi mostrerò proprio le lezioni. Quindi si tratta di un momento molto focalizzato. Un esempio di, per esempio, che prevede l'oralità è questo. Il processo di scrittura, illustro in una mini lesson il processo di scrittura nelle sue fasi. Oggi, quindi, l'insegnamento chiave sarebbe: vi mostrerò quali sono le attività che ogni scrittore conduce per arrivare al testo finito nelle varie fasi del processo. Sul taccuino disegna la torta del processo di scrittura e per ogni fase illustra oralmente al tuo compagno come hai proceduto nel tuo testo precedente. Questo è un altro esempio di coinvolgimento attivo. Poi abbiamo i momenti di ogni sessione di laboratorio. Oggi impareremo quali sono i tre, in questo caso una lezione su una procedura da seguire all'interno del laboratorio. Quindi l'insegnamento chiave sarà: oggi impareremo quali sono i tre momenti di ogni sessione di laboratorio di scrittura e quali sono le attività che si svolgono in ogni momento. In questo caso ci sarà il coinvolgimento attivo girati e parla, che di solito racconto volentieri ai colleghi perché è esattamente l'opposto di quello che facciamo in classe molto spesso, cioè diciamo girati verso di me e non parlare, mentre nel coinvolgimento attivo diamo proprio l'indicazione di girarsi verso un loro compagno, di parlare con lui o con lei, e questo all'inizio li lascia un po' perplessi, però poi imparano e devo dire che è una modalità estremamente efficace per coinvolgimenti attivi rapidi e in cui tutti veramente sono coinvolti allo stesso momento. Non c'è nessuno che non abbia la possibilità di applicare immediatamente la strategia illustrata. Possiamo servirci nel corso delle mini lesson, delle mini lezioni, anche di poster, una sorta di infografica disegnata a mano. Possono essere preparati sul momento insieme ai ragazzi, chiaramente non verrebbero bello così, e questo è bello così perché è di Loretta De Martin, che è bravissima. I miei non sono così belli, ma non è importante tanto la gradevolezza, sì, più che altro l'ordine all'interno del poster e il fatto che siano appunto rappresentazioni visive. E sulle strategie più importanti, quelle che vengono utilizzate più e più volte, naturalmente per quanto riguarda queste strategie possiamo proprio lasciarne traccia anche in classe, quindi tenerli appesi in classe questi poster. Importante ricordarsi di offrire proprio spesso un modello con la propria scrittura, quindi l'insegnante, come già dicevo nel corso degli incontri precedenti, l'insegnante è insegnante scrittore, quindi diventa un modello con la propria scrittura, quindi mostra agli studenti come applicare quella strategia anche attraverso la propria scrittura. A volte scrive proprio sul momento con gli studenti. Se non ci sentiamo a nostro agio a fare questo, possiamo prepararci il testo modello o l'applicazione che vogliamo illustrare in precedenza a casa le prime volte. Dobbiamo sempre insegnare ricordando che less is more, cioè meno è di più, quindi poche informazioni alla volta. Se non riusciamo a riassumere il nostro insegnamento chiave in una o due frasi, probabilmente lì ci sono più insegnamenti chiave che vanno suddivisi in altrettante mini lezioni. Cominciare ogni volta il laboratorio con una mini lezione serve a creare quella routine di cui parlavamo all'inizio, che è così importante
per creare il setting e creare aspettative all'interno degli studenti, che possono quindi sentirsi entrare facilmente in questa comfort zone e liberare anche la creatività. Qui avete, come vi anticipavo, un esempio di mini lesson in video, c'è il link che potrete consultare successivamente, in cui riconoscerete proprio le varie fasi, quindi la connessione iniziale, in cui l'insegnante si connette appunto con gli studenti e spiega loro che quale sarà l'insegnamento che verrà dato e a che cosa serve ciò che insegnerà nel corso della dimostrazione successiva. Poi abbiamo appunto la parte di insegnamento esplicito e di modeling, quindi prima vi illustro le fasi da seguire per applicare questa strategia e poi vi mostro mentre lo faccio direttamente davanti a voi, oppure vi mostro come lo ha fatto un certo scrittore. E poi abbiamo il coinvolgimento attivo, infine l'ultima fase appunto è il link in cui ricordo l'insegnamento, ricordo ulteriormente un'ultima volta il contenuto della lezione e dove può essere applicata questa strategia. Abbiamo lezioni molto brevi, poi abbiamo lezioni invece che sono midi e maxi, le ho definite, che sono un po' più lunghe, ma devono essere la minoranza. Di cosa si tratta? Naturalmente alcune lezioni non possono essere esaurite in 10-15 minuti e sono quelle in cui, ad esempio, sono quelle della fase di immersione, per esempio. All'inizio di ogni unità di scrittura, che può essere un'unità per genere, quindi sul racconto autobiografico, ad esempio, oppure sul testo espositivo, come abbiamo visto prima, nella fase iniziale, si chiama immersione, proponiamo diversi testi modello selezionati in anticipo dal docente e in questo caso nel corso delle mini lesson avremo modo di analizzare insieme agli studenti questi testi modello per scoprire insieme le caratteristiche del genere. Quindi sono mini lesson, si chiamano di indagine, inquiry mini lesson, e chiaramente richiedono un tempo più lungo in questo caso, ma devono, ripeto, essere la minoranza. Un'altra mini lesson un po' più lunga può essere un role play sulle buone e inefficaci consulenze di scrittura tra pari, per esempio, o tra docente e studente. Anche in questo caso sarà probabilmente una mini lesson più lunga. Abbiamo sostanzialmente due strade per costruire delle mini lesson da zero. La prima strada è partire dal cosa e arrivare al come. Il cosa è insegnamento chiave. Che cosa voglio insegnare ai miei studenti? Che cosa serve loro per progredire come scrittori in questo momento? Cosa devono migliorare nella loro scrittura e cosa sanno già fare invece? Quali sono le tecniche essenziali, le strategie e le tecniche essenziali che permetteranno loro di creare un testo in questo determinato genere che sto affrontando in una unità? Quindi mi devo porre queste domande, naturalmente ci vuole una progettazione a monte, l'unità è costruita dal docente di solito durante l'estate, l'ossatura delle unità del laboratorio di scrittura con l'elenco delle mini lesson è costruita appunto già con una progettazione precedente. Però devo essere anche aperta a vedere quali sono le esigenze del momento dei miei studenti. Quindi se noto qualcosa leggendo i loro testi o nel corso delle consulenze di scrittura, bisogna che io sia disposta a modificare la mia programmazione e a essere flessibile inserendo una lezione in più, modificando magari il programma iniziale per andare incontro alle esigenze dei miei studenti. Si può partire da un insegnamento chiave. L'insegnamento chiave è proprio, come dicevo, il contenuto essenziale di ogni lezione. Cosa devo andare a insegnare in questa lezione? Come deve essere l'insegnamento chiave? Deve essere appunto riassunto in una o due frasi, deve essere molto specifico, molto breve e molto diretto, quindi deve essere espresso in un linguaggio chiaro, molto semplice, in modo che i miei studenti capiscano esattamente che cosa andrò a insegnare e perché per loro è importante come studenti scrittori. Quindi devo nominare l'abilità, poi la strategia, infine la strategia, e poi spiegare anche lo scopo e il senso di ciò che sto andando a insegnare loro. Ad esempio, gli scrittori possono iniziare a raccontare una storia inserendo un particolare riferito ai cinque sensi. E qui sto dicendo qual è la strategia. Quindi l'esempio, nomino l'abilità, come creare un buon incipit.
poi nomino la strategia, inserendo un particolare riferito ai 5 sensi, e infine lo scopo, per fare in modo che il lettore si senta subito coinvolto nella vicenda. Questo è un esempio di insegnamento chiave costruito in poche parole, minor numero possibile di parole. Dobbiamo chiederci appunto, sto dando un solo insegnamento chiave all'interno di questa mini lesson, oppure in queste frasi ne sono nascosti due o più? In questo caso dovrò spezzare la mia mini lesson almeno in due parti. Questo è molto importante, l'ho visto accadere molto spesso quando si affronta per la prima volta questa modalità di insegnare, che è un pochino diversa rispetto a quella a cui siamo abituati. Come facciamo di nuovo a costruire una mini lesson da zero? Ripeto, quindi cosa voglio insegnare ai miei studenti in questo momento? Ad esempio, voglio insegnare loro a creare un incipit efficace. Quindi, il cosa, questo è il cosa. E come lo possono fare? Quindi devo illustrare i passi da seguire come se fosse proprio il più possibile vicino a una ricetta. Quindi, quali sono i passi da seguire per creare un incipit efficace in questo caso? L'importante è che iniziamo a insegnare le strategie che possono e dovrebbero essere usate più e più volte. Quindi partiamo dalle strategie essenziali per quel genere o in generale per avere un efficace processo di scrittura, e poi passeremo alle strategie più via via più raffinate. Il contenuto della mini lesson diventa il come in risposta al cosa, quindi come. Prima mi pongo la domanda cosa devo insegnare, la strategia risponderà alla domanda come lo posso fare. Quali sono le qualità di una buona mini lesson? Sono queste tre soprattutto. Autenticità. Autenticità ha più significati. Si riferisce per esempio al collegamento con il processo di scrittura stesso dell'insegnante. Molte mini lesson, oppure con il legame molto stretto con i testi modello. Quindi è una tecnica autentica, non è una tecnica che ho semplicemente letto in un libro, ma è una tecnica che ho sperimentato oppure che ho visto applicare moltissimo da parte degli scrittori. Questo è molto importante. Autenticità è anche nella connessione, quindi cerco di far capire ai miei studenti che quello che andrò a insegnare è autentico, è vero, è provato e è anche rilevante per loro. Quindi cerco di fornire anche connessioni che abbiano un aggancio con la loro vita. Brevità, e questo l'abbiamo già ricordato più e più volte, all'inizio è bene proprio usare un timer o farsi aiutare da uno studente nella misurazione del tempo. Proprio perché tendiamo a sforare, non dobbiamo preoccuparci troppo, ma se proviamo a utilizzare questo modello per costruire le mini lesson, vedrete che mano a mano i tempi si accorceranno, e questo è davvero importante perché diventiamo più efficaci, ma anche, come ho detto più volte, per proteggere il tempo della scrittura e poi la focalizzazione. Vediamo le categorie di mini lesson, ve le ho già anticipate, ma le riprendo per chiarezza. Ci sono delle mini lesson pratiche che hanno lo scopo proprio di spiegare le regole e le pratiche del laboratorio di scrittura. Quindi, ad esempio, cosa posso fare nel momento della scrittura autonoma, oppure cosa fare e come gestire al meglio una consulenza tra pari, oppure cosa faccio ancora durante la consulenza con l'insegnante, per esempio. O ancora, la domanda principale che si pone gli studenti: cosa faccio quando ho finito di scrivere un testo? Ecco, dobbiamo insegnare le pratiche del laboratorio in maniera esplicita all'interno delle mini lesson. Naturalmente la categoria principale, la categoria più importante è costituita dalla seconda, quindi tecniche letterarie e strategie di scrittura. Cosa fanno gli scrittori e cosa faremo quindi anche noi? E abbiamo anche poi mini lesson formali sulle convenzioni nella scrittura. Quindi c'è anche questo aspetto, ovviamente. Qui troverete nella presentazione un link con tanti argomenti ed esempi diversi di mini lesson. Ve ne cito velocemente alcune, ma poi potete consultarle con calma, alcune le ho già nominate. Ce ne sono naturalmente moltissime e cambiano anche tutte le volte, mano a mano che anche noi insegnanti scrittori ci evolviamo come scrittori. Quindi conosciamo sempre meglio le tecniche, le raffiniamo
Molte mini lesson vengono riprese anche di anno in anno, magari se scusa Jenny, approfondendo una cosa. Prego. Scusami Jenny, mi ero ripromessa di non intervenire, invece continuo a interrompere. No, ti avverto che noi continuiamo a non vedere i link, per cui sì. Rassicuriamo sì. Chi ci sta ascoltando sì. Che le slide certo. Poi potranno essere viste, verranno sì. Caricate nella sezione archivio del sito Rizzoli Education. Quindi ecco, di non preoccuparsi, c'è stato un piccolo contrattempo. Jenny, tu sei chiarissima, ma volevo appunto rassicurare sì. Chi ci sta seguendo che potranno avere appunto le slide e potranno poi aprire tutti sì. I di cui allora, prova a dirmi, ho provato già intanto che parlavi, ho colto l'occasione per provare a cambiare la modalità di condivisione. Vediamo se così dovreste vederle così adesso. Dimmi se così le vedi tutte. Così intanto, vedi anche queste finestre. Aspetta, Facciamo questa prova. Ora lo vedi? Sì. Ecco, scusate, ho cambiato, è colpa mia che non avevo cambiato prima, ma avevo paura di impiegare più tempo. Hai aperto esempi di coinvolgimento attivo, giusto? Esatto. Perfetto. Adesso le vedete. Comunque, come dicevi tu, ricordo che sono consultabili, ve li ho letti, quindi poco male, ma saranno consultabili appunto con più calma anche successivamente. Grazie e scusate se prima non si vedeva, avevo una modalità di condivisione non adatta a condividere più schede. Succede, non ti preoccupare. Prego, ciao. Okay. Ecco, allora, quindi adesso vi posso far vedere gli argomenti, ok? E qui li vedete, vi ingrandisco anche un pochino, così vedete meglio probabilmente. Ecco, alcuni argomenti nella categoria delle procedure, delle pratiche, degli strumenti del Writing Workshop, le regole del laboratorio di scrittura, perché è importante il silenzio nel laboratorio. Ecco, vedete, noi a volte diamo per scontati alcuni aspetti e invece nel laboratorio ho imparato a vedere che non diamo nulla per scontato, quindi anche proprio una mini lesson sul silenzio, perché è importante, perché è necessario mantenerlo. Oppure ancora, cosa succede in ogni sessione di laboratorio? I compiti ricorrenti, ho cambiato perché non li chiamo più neanche compiti. Dove possono accedere alle mini lesson, come consultarle successivamente, cosa fare quando si finisce una bozza. Queste sono tutte mini lesson legate alle procedure. Anche insegnare loro, per esempio, a gestire il tempo. Cosa fare, cosa sono le plan boxes, cioè le dichiarazioni di intenti, che è quello che di solito gli studenti fanno all'inizio di ogni sessione di scrittura autonoma, ogni momento di scrittura autonoma, cioè scrivono cosa farò oggi in questo tempo di scrittura autonoma. Quindi insegniamo loro a essere autonomi e quindi a utilizzare al meglio il tempo. Tecniche di scrittura, vabbè, qui ce ne sono moltissime. Anche cos'è, come si usa il taccuino dello scrittore, una strategia per la prescrittura, creare uno storyboard, oppure sempre per la prescrittura creare una linea del tempo. Parlare prima di scrivere, queste sono tutte strategie legate alla fase di prescrittura, come creare incipit efficaci, scrivere titoli a chiappa lettori, rileggere, perché scrivere è riscrivere e rileggere, creare un setting dove vivono i personaggi, eccetera. Qui avete tanti esempi di possibili mini lesson. Torno di qua. Dove possiamo trovare gli argomenti per le mini lesson? Allora, prima di tutto nelle nostre conoscenze sulla scrittura e anche naturalmente nelle antologie, perché nelle antologie, se parliamo della scuola secondaria di primo grado, nelle prime pagine normalmente dedicate a ogni genere letterario troviamo un insieme di tecniche che vanno che gli scrittori utilizzano per creare testi in quel determinato genere. Ecco, quelle noi dobbiamo in qualche modo ridurle, trovare il loro punto essenziale. Quindi per ogni tecnica una sola mini lesson. Quindi illustreremo quelle pagine suddividendole e cercando di costruirle attorno e inserendole nel modello per progettare le mini lesson.
Oltre a quelle, è molto importante questo legame con il nostro processo di scrittura, quindi io cerco di osservare anche proprio ciò che faccio io come insegnante scrittore. Per esempio, un esempio è costituito da uno dei punti, una delle lezioni che vi ho citato prima. Cioè, io mi sono guardata cosa faccio in prescrittura. Come ho scritto anche nel libro, tendevo a costringere tutti quanti i miei studenti a fare la stessa cosa, cioè a costruire la scaletta prima di iniziare a scrivere. Però perché? Non ero nemmeno abituata a guardare cosa facevo io come scrittrice. Mi sono guardata, quindi c'è questo aspetto di metacognizione prima di tutto che porta avanti l'insegnante, di conoscenza del proprio processo. Quindi mi sono guardata e ho visto che in realtà io non sempre faccio la scaletta, ma una cosa che invece faccio sempre in fase di prescrittura è parlare con qualcuno o con un'amica o con una collega, racconto quello che andrò a scrivere e per me questa è la cosa più efficace, quindi solo dopo eventualmente mi scrivo una scaletta oppure anche solo un elenco veloce dei punti che voglio trattare. E quindi questa è una strategia autentica, questa è l'autenticità di cui parlavamo, quindi possiamo prendere gli argomenti delle mini lesson anche desumendoli dall'osservazione del nostro processo, oltre alle conoscenze che naturalmente possediamo sulla scrittura e che vogliamo trasmettere ai nostri alunni. Quindi, per esempio, sappiamo benissimo qual è la differenza fra copiare un testo in bella e fare la revisione. Quindi insegneremo in base anche come si usa la punteggiatura in un dialogo, per esempio, com'è importante alternare le tipologie di sequenze in un testo narrativo, ad esempio. Queste sono conoscenze che in realtà possediamo, ma che spesso non insegniamo in forma di strategia, una alla volta. Quindi le insegniamo spesso in modo meno efficace rispetto a quello che potremmo fare se seguissimo appunto una modalità come questa. Io ho visto aumentare molto l'efficacia nel mio modo di insegnare usando questa modalità. Un'altra cosa che possiamo fare è proprio osservare con attenzione e annotare quando leggiamo i testi dei nostri studenti. Quindi se vediamo che c'è qualcosa che molti non riescono ancora a fare, quindi per esempio vediamo che molti non sanno inserire le sequenze riflessive, non ci sono sequenze riflessive nei testi narrativi dei nostri studenti, sapremo che quella sarà probabilmente la prossima mini lesson che dobbiamo insegnare. Un'altra strada, quindi possiamo partire da questo, oppure possiamo per costruire le mini lesson da zero, oppure possiamo partire dai testi modello che chiamiamo mentor text. I testi modello sono una fonte preziosissima di mini lesson se li leggiamo con gli occhi dello scrittore. Cosa deve fare un buon testo modello? Deve essere il testo migliore per coinvolgere e ispirare i nostri studenti, dare loro la visione del tipo di scrittura che dovranno affrontare, a cui devono puntare, insomma, se vogliamo puntare molto in alto, comunque ispirarci a questi modelli letterari alti, e devono riuscire a spingerli avanti nel loro processo. Quindi dobbiamo porci alcune domande quando selezioniamo un testo modello e questo lo possiamo fare anche a partire dall'antologia, naturalmente. In seguito trovate due mini lesson in particolare all'interno di questa presentazione che sono che sono costruite a partire da un testo modello che trovate nella letteratura che c'è nell'antologia Autori e Lettori Più. Quindi mi devo porre queste domande. È alta letteratura? È accessibile e comprensibile chiaramente col nostro supporto? Ha una lunghezza adeguata, ha un contenuto importante e allo stesso tempo mostra tecniche interessanti per i miei studenti, contiene un nucleo di idee forti, ha una focalizzazione importante. E poi dobbiamo metterci gli occhiali da insegnante scrittore. Quindi dopo aver selezionato questo mentor text, dobbiamo leggerlo con gli occhiali da insegnante scrittore chiedendoci quali sono le tecniche che ha utilizzato lo scrittore in questo testo e quali strategie di scrittura potrei illustrare a partire da queste tecniche che noto. Vi faccio vedere come ho analizzato un testo modello con gli occhiali da insegnante scrittrice. Qui c'è un testo di Giusy Quarenghi e l'ho analizzato e ho notato che utilizza diverse tecniche di scrittura e da lì, quindi in questo caso, ripeto, stiamo partendo dal testo modello per creare un elenco di possibili mini lesson a cui andremo ad attingere quando ci serviranno all'interno del nostro insegnamento. Questo è un racconto autobiografico.
io ho sottolineato le parti che notavo e le ho inserite in questa tabella. Adesso non ve lo leggo tutto perché purtroppo non abbiamo il tempo. Ad esempio, inizia così, le mie ginocchia erano spesso fasciate. Questo chiaramente è un incipit con un particolare visibile, perché immediatamente il lettore vede nella sua testa queste ginocchia fasciate. Qual è lo scopo? Coinvolgere il lettore, entrare subito in argomento, rendere personale il racconto. Un'altra frase, la strada non asfaltata non mi perdonava le ginocchia nude. In questo caso abbiamo un'evidente personificazione che serve per dare forza, enfatizzare. Poi ci sono dei proverbi inseriti all'interno del testo. Lessico familiare, perché? Serve per creare un setting, per dare spessore al personaggio, in questo caso della madre. E via, ce ne sono poi altre che ho notato. E da lì mi sono chiesta quale mini lesson potrei insegnare a partire da queste tecniche che ho notato all'interno del testo, e appunto mi sono creata questo elenco. Quindi, se vogliamo, possiamo in qualche modo schedare i nostri testi modello con l'elenco di mini lesson che si prestano a essere insegnati a partire da quel testo, quindi ad esempio incipit con un dettaglio visibile, alternare le sequenze, usare espressioni del lessico familiare per rendere più vivo il racconto, usare il potere del tre, variare la lunghezza delle frasi, pensa al cuore. Qui mi sono creata questo elenco. E questa è un'altra modalità con cui possiamo costruire mini lesson a partire da zero. Come dicono gli americani, from scratch. Ecco, le mini lesson devono essere brevi, ma non veloci e non superficiali, ovviamente. Qui vi ho lasciato tre esempi di mini lesson per partire. Una è su una routine nel laboratorio di scrittura, quindi una mini lesson sulle pratiche. Un'altra si intitola Sviluppare lo sviluppo e un'altra è sul processo di illustra le fasi del processo di scrittura. Queste due invece sono quelle di cui vi parlavo e sono tratte, sono costruite a partire da un racconto che si trova nel volume Letteratura dell'antologia Autori Lettori Più. Una è una mini lesson che si intitola Pensare sulla carta, ve la mostro così vi faccio proprio vedere un esempio completo di mini lesson. E questa l'ho costruita appunto come dicevamo, cioè a partire dal testo modello. Ho letto questo testo modello e ho notato che c'erano molti punti in cui l'autore fa pensare il suo personaggio sulla carta. E questa è una tecnica molto importante da insegnare agli studenti. Quindi non l'ho trovata su alcun testo di scrittura, su alcuna antologia. Ho proprio soltanto osservato che cosa fa lo scrittore e ho provato a raccontarlo. Quindi, connessione, ho notato che ancora in alcuni vostri racconti il rischio effetto Gardaland, cioè cronaca, è ancora in agguato. Eh sì, non bastano, vedete il tono molto informale, molto familiare. Questa è la mini lesson che può andare in mano direttamente agli studenti, quindi il linguaggio è quello che utilizzerò realmente nella lezione per rivolgermi a loro. Come abbiamo visto, perché sia efficace, il racconto deve avere una focalizzazione, un cuore, ma lo deve avere anche il protagonista e deve avere una mente bene in funzione anche sulla carta. Teaching point, vedete, soltanto una riga e mezzo, neanche. Oggi vi insegnerò come far pensare sulla carta il vostro protagonista, cioè come inserire i suoi, o tuoi, nel caso del racconto autobiografico, pensieri. Prendiamo il nostro testo modello, il racconto Aprilia GSV di Ammaniti. E andiamo a caccia di pensieri. Quindi in questo caso il lavoro l'ho già fatto io, perché è una dimostrazione, quindi non chiederò a loro di andare a trovare i pensieri, ma qui proprio è istruzione diretta, istruzione esplicita, non è una mini lesson di indagine. Quindi ho riportato i punti in cui lo scrittore inserisce dei pensieri della voce narrante e poi li ho analizzati, ho visto che cosa fa in ciascuno. Quindi come ha fatto lo scrittore a far pensare i suoi personaggi? Scusate. Un errore. Insegnamento, ecco le modalità che ho notato. Introdurre un pensiero proprio con il verbo pensare o simili. Ero convinto che, credevo, avevo il dubbio. Come nell'esempio A. Scrivere direttamente un pensiero senza dire niente, come se fosse una battuta di dialogo. Inserire dei commenti a ciò che sta accadendo. Introdurre i pensieri attraverso domande che il lettore si pone anche in modo indiretto, con frasi come mi domandavo, non capivo, eccetera. Introdurre brevi commenti, anche di poche parole, che però rivelano il pensiero del protagonista. Questo è l'insegnamento esplicito, in questo caso il modeling l'ho fatto mostrando cosa fa uno scrittore nel testo modello. Coinvolgimento attivo,
Ora provate a revisionare la vostra bozza inserendo con asterischi almeno due o tre pensieri utilizzando una o più tra le modalità indicate. Allora, chiaramente questa è una tecnica abbastanza avanzata, quindi non è per scrittori esordienti. Poi leggete ad alta voce il paragrafo nelle due versioni, prima o dopo, confrontandovi con il compagno. Quindi vedete che nel coinvolgimento attivo li facciamo lavorare direttamente sul loro testo. Il link. D'ora in avanti, mentre scrivete una bozza, ricordatevi di far pensare al vostro protagonista narratore. I vostri lettori saranno molto più coinvolti e il racconto diverrà più vivo, così come lo sarà il narratore protagonista. Ecco, questo è un esempio di mini lesson. L'altra è una mini lesson di editing, dove insegno una tecnica che è quella delle frasi nominali ad effetto, quindi frasi senza verbo. Non faccio in tempo in questo momento a mostrarvela, ma la potete consultare. Qui trovate degli spunti pratici per proseguire, quindi trovate due volumi in particolare dove sono contenute, perché ci si può spaventare all'inizio nella costruzione di queste mini lesson, anche se in realtà poi vedrete che è più facile di quello che sembra, ma qui trovate tante mini lesson già realizzate, già pronte, anche eventualmente da adattare, da contestualizzare. Sono volumi in inglese, ma sono veramente di consultazione molto semplice. Jennifer Serravallo e Ralph Fletcher. Ecco, io sono pronta per le vostre domande. Eccomi qui, le domande sono tantissime, perché sei seguitissima, te lo dico. E guarda, la prima che ti faccio è questa, perché in realtà riassumo una preoccupazione di tanti insegnanti. Sì. Siamo in didattica a distanza, probabilmente questa domanda l'hai già sentita, ecco. Per cui, quali consigli puoi dare per portare avanti il laboratorio di scrittura? Molti insegnanti sono un po' preoccupati perché dicono che hanno difficoltà a seguire gli alunni nell'attività laboratoriale di scrittura a distanza. Sì. Sì, in effetti è più complesso naturalmente, intanto però le mini lesson ci aiutano, la cornice breve delle mini lesson aiuta anche a distanza, nel senso che proprio perché sono brevi, quindi sono focalizzate, sono pratiche, ci aiutano e possono essere gestite anche a distanza, sia in modalità sincrona che asincrona, quindi questo intanto è qualcosa che aiuta molto. Allora, qui ci sarebbe da fare un webinar solo su questo, su come poter gestire il laboratorio di scrittura a distanza, naturalmente. Quello che facciamo è cerchiamo dei momenti per le consulenze individuali via Meet, quindi cerchiamo di seguirli molto, anche individualmente via Meet, anche al di fuori dell'orario, se si riesce, se è possibile. Ci focalizziamo, se la didattica a distanza non è troppo lunga, cerchiamo di proporre preferibilmente unità di lettura e per mantenere viva la comunità proponiamo di solito la lettura corale, quindi preferiamo normalmente, ripeto, se la cornice non è troppo lunga e riusciamo a inserirlo, preferiamo unità di lettura legate al reading workshop e in particolare la lettura corale, perché li tiene molto agganciati, manteniamo molto la parte di conversazione a distanza, quindi preferiamo quella. Per quanto riguarda la scrittura, valorizziamo molto anche qui la condivisione, quindi scrivere il taccuino diventa molto importante nella didattica a distanza. Quindi scrivere insieme, mantenere proprio dei momenti, ho visto molto efficace scrivere insieme a distanza sul proprio taccuino. Quindi proprio dei momenti in cui si sta in silenzio e si scrive tutti assieme, questi momenti seguono una conversazione normalmente, quindi cerchiamo... Io mi preparo prima degli spunti di scrittura legati all'unità o legati al momento che stanno vivendo i ragazzi, e parlo proprio momento specifico perché ho percepito dal loro modo di esprimersi, da quello che mi hanno raccontato, perché c'è sempre un momento per parlare ed è questo molto importante, questo aggancio prima di tutto alla persona e solo successivamente allo studente. Mantenere questi momenti di scrittura corale, ognuno sul proprio taccuino, e poi valorizzare la condivisione, questo aiuta moltissimo, quindi condividere le idee. Poi il momento lungo di scrittura lo possono fare da sole, noi teniamo la condivisione finale e la mini lesson, diciamo, se parliamo delle lezioni sincrone. Questo per la scrittura. Ripeto, preferire unità di lettura, in particolare lettura corale a distanza.
Ecco, appunto, sempre sulle mini lessons, ripeto, l'interesse è stato altissimo. E ci chiedono dove si possono trovare degli esempi, degli spunti o delle raccolte anche in italiano. Io credo che comunque, perché ovviamente i titoli che tu hai citato sono utilissimi, Sì. però io credo che, posso dire che alcuni spunti, eccetera, si trovano anche nei tuoi libri, cioè tu, perché molti hanno, non so se c'è questo, diciamo, paura che i tuoi testi siano scritti in inglese. No, sono scritti in italiano. No, 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 mi hanno fatto togliere anche tutti, giustamente, i termini in inglese. No, i miei testi sono scritti in italiano, contengono diversi esempi di mini lesson e vi chiediamo di avere pazienza perché anche in italiano vedrete che ci sarà, insomma, stiamo lavorando per voi, diciamo, stiamo lavorando per voi. Nel E frattempo comunque credo che le persone, sì, già nei testi ci sono. Sì. scusami, vai, No, no. ti ho interrotto. Comunque No, ripeto, che le già nei persone testi. interessate possano andare sulla pagina Facebook Sì. Ecco, interessate. invito per approfondimenti sicuramente a leggere questi testi di base. Non abbiate paura comunque di consultare per adesso, per il momento, poi in attesa che ci siano ulteriori materiali in italiano, di consultare in particolare quel testo della Serravallo perché è davvero un inglese molto semplice, ci sono tanti colleghi che stanno traducendo anche in maniera informale e probabilmente insomma, a livello di comunità di pratica. E poi vi consiglio di andare sul sito italianwritingteachers.it perché lì trovate tanti esempi di percorsi, quindi è un po' come entrare in tante nostre classi, in tante classi dei colleghi che stanno già sperimentando, utilizzando questa metodologia, quindi avrete degli esempi di applicazione pratica e quindi insomma quello credo che sia molto molto utile, è molto ricco adesso il blog. Perfetto. E poi un'altra domanda, invece, chiedono appunto, alcune persone chiedono spunti per la lettura. Come fare per attivare il piacere e la critica nei ragazzi quando leggono? Sì, So che anche questa è una domanda che presupporrebbe un altro webinar. Rimandiamo a un prossimo webinar. Vedo che si è affacciata anche Paola Magri, non so se siamo fuori dai tempi o. No, 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 assolutamente, però vedevo che appunto c'erano anche domande, ma do la possibilità a Jenny di rispondere alla domanda che hai posto. Allora, questa domanda prevede una risposta molto ampia perché si parla di educazione alla lettura e oggi mi sono concentrata sulle mini lesson di scrittura in particolare. Non abbiamo parlato di lettura perché sarebbe stato troppo, cioè l'argomento sarebbe diventato vastissimo. Per dare una risposta breve, in particolare suggerisco sicuramente le conversazioni, la parte di conversazioni attorno alla letteratura a partire da un testo letterario di qualità è fondamentale. Certo che bisogna assolutamente, io ho dovuto cambiare tutto nella mia modalità di gestire le conversazioni, quindi non è quello che facciamo di solito, non è così, perché tutti quanti mi dicono sì, va bene, ma già parliamo dei testi letterari. No, bisogna veramente fare una revisione del proprio modo di condurre le conversazioni, in particolare sulle proprie domande, sulle domande che il docente pone per attivare le conversazioni, perché spesso sono domande che in realtà, e questo l'ho visto su di me, quindi lo dico con grandissima umiltà e non con arroganza, però è un lavoro che dobbiamo fare proprio, guardare le nostre domande. Sono domande che veramente muovono il pensiero, che prevedono l'elaborazione di interpretazioni e non vogliono condurre gli studenti alla nostra interpretazione. Quindi la risposta breve è conversare a partire da un testo, conversare attorno e a partire da un testo letterario è una pratica che aiuta moltissimo a far entrare, quindi creare connessioni personali, a entrare gli studenti ad abitare i testi letterari. Però bisogna lavorarci prima sopra, ecco. Poi ci sono tante altre azioni, perché fare educazione alla lettura prevede veramente un insieme di azioni che devono combinarsi armoniosamente tra di loro, non è l'unica, però diciamo che le conversazioni sono una parte molto importante del laboratorio di lettura.
Bene, c'è tempo ancora per, ho visto che sono tantissime le domande, quindi possiamo ancora sottoporre appunto a Jenny qualche domanda. E... Sono anche, devo dire che molti stanno già utilizzando le mini lessons e quindi fanno domande su molto specifiche anche, per esempio come inserire la grammatica nella mini lesson. Io so che si può perché ho letto il tuo libro. Certo. Quindi... sì, sì, sì. Allora, come inserire la grammatica? Diciamo che parliamo di grammatica in situazione. C'è un testo importante di Constance, mi sembra Weaver, comunque si scrive W-E-A-V-E-R, anche questo in inglese, ma adesso credo che sarà tradotto a breve questo. Grammatica, insegnare la riflessione non è più riflessione sulla lingua, se la portiamo all'interno del laboratorio, ma diventa riflessione sulla loro lingua. Quindi insegniamo ai ragazzi, prima di tutto, un approccio metacognitivo, quindi comincio a riflettere su come utilizzo la lingua e poi andiamo a proporre delle mini lesson di anche sugli aspetti formali in situazione, quindi li riportiamo proprio all'uso, quindi sono lezioni molto brevi, molto focalizzate su un aspetto specifico, quindi che uniscono la pratica di riflessione sulla lingua alla pratica di scrittura, quindi creano questo ponte tra la riflessione sulla lingua e l'abilità di scrittura. Faccio un esempio molto banale, adesso sto dicendo delle cose molto banali perché il discorso è talmente ampio che è difficile. Per esempio, come usare, insegniamo quindi delle piccolissime, delle micro tecniche che combinano e che appunto gettano un ponte tra questi due aspetti. Ad esempio, come usare l'imperfetto nel racconto autobiografico. Qual è la differenza fra l'uso dell'imperfetto? Quindi non lo insegno a livello teorico, ma proprio collegandolo direttamente alla loro scrittura. Oppure come usare i due punti per introdurre una spiegazione all'interno di un testo espositivo, per esempio. Quindi vedete che sono contenuti, ma che si trasformano in realtà, parto dal contenuto per costruire un'abilità. E quindi entro dentro la situazione, cioè li porto sulla loro scrittura. Adesso questi sono solo piccoli esempi, però sostanzialmente lavoriamo in questo modo. Ho risposto proprio brevissimamente per dare parte, non più sintetica di così. No, tra l'altro arrivano anche, tra una domanda e l'altra, anche i complimenti, quindi... Cioè... Addirittura ci sono persone che vorrebbero avere più webinar su questo tema, quindi sono andata molto in fretta. Sarebbe la cosa bella in realtà, allora in questi webinar comunque credo che servano per avere, diciamo, una prima, per aprire una finestra su questi aspetti da approfondire sia a livello teorico e soprattutto da approfondire a livello pratico. La cosa bella, la cosa importante da fare è proprio mettere le mani in pasta. Stiamo parlando di una didattica laboratoriale, quindi per capire veramente come si fa, quindi io sto facendo quello che non si dovrebbe fare, cioè sto parlando. In realtà nei corsi di formazione facciamo proprio questo con i colleghi, cioè mettiamo le mani in pasta assieme anche nei corsi di formazione, quindi proviamo proprio a costruire una mini lesson insieme, facciamo metacognizione, osserviamo un testo modello a partire con gli occhi dello scrittore e gli occhiali dell'insegnante scrittore. Quindi ecco, si tratterebbe proprio di mettersi lì a lavorarci insieme. Questa è la cosa in assoluto più la cosa più efficace che si può fare per imparare a mettere in pratica questi insegnamenti. Però vedete, mi interessava, oggi sono entrata un po' nel dettaglio delle mini lesson perché mi interessava anche darvi il senso di come sia una metodologia veramente puntuale nella sua, è anche molto pratica, molto, è vero che è impegnativa, ma molto riproducibile. Voglio dire, anche noi insegnanti siamo molto accompagnati nella nostra nell'applicazione. Quindi è vero che è difficile, è vero che richiede un cambiamento radicale proprio nel mindset, più che altro, cioè nell'approccio all'insegnamento, però è altrettanto vero che ci sono delle indicazioni pratiche molto concrete che possiamo seguire, ecco, quindi vorrei rassicurare gli insegnanti, è fattibile, però soprattutto se ci si mette,
se si hanno dei compagni di viaggio, questo lo devo dire, da soli è molto difficile, cercate dei compagni di viaggio, non necessariamente all'interno della vostra scuola, perché ormai con il digitale possiamo lavorare insieme molto bene. Non è la stessa cosa, perché è bello trovarsi in presenza a progettare, però possiamo farlo, se non troviamo nessuno nella nostra scuola, anche con colleghi di scuole un pochino più lontane. Noi l'abbiamo fatto e è stato entusiasmante, siamo cresciute tutte tantissimo. Infatti stavo dicendo, tu sei un esempio di questa cooperazione con altri colleghi con cui lavori, insomma, a stretto contatto, con cui condividete materiali e quant'altro. È nato tutto da lì, cioè tutta questa cosa, questa enorme avventura del Writing and Reading Workshop, che adesso insomma sono così felice di vedere diffondersi in Italia, è nata a partire dalla condivisione tra insegnanti, cioè è nata proprio da questa da una comunità di pratica. Questa avventura è nata così, perché i colleghi mi scrivevano e mi chiedevano, io ho condiviso e abbiamo poi iniziato a condividere tutti insieme, poi abbiamo cominciato a condividere in maniera più formale nel corso delle formazioni, però è partito da questo desiderio di condivisione sostanzialmente tra colleghi, e questo credo che sia anche la forza vera di questo approccio, perché è partito dal basso, è partito da noi, non è qualcosa che che all'università o i dirigenti o il ministero ci hanno proposto o imposto. E allo stesso tempo però, come ho detto anche nel primo webinar, questa metodologia sembra disegnata sulle nostre indicazioni nazionali, quindi siamo così fortunati che in realtà è perfettamente aderente all'aspetto, diciamo, anche normativo, se vogliamo, quindi abbiamo questa, secondo me, questa enorme fortuna qui in Italia, per cui... Sì. Jenny, grazie. Ne approfitto per dare anche delle informazioni tecniche, perché molti hanno chiesto appunto dove recuperare gli altri due webinar precedenti che ci sono stati, e sono nel nostro archivio, quindi si possono recuperare. Il primo era introduttivo proprio alla metodologia, il secondo era il taccuino dello scrittore, quindi sono nel nostro archivio, sul nostro sito si possono recuperare. Ci sono state domande poi relative appunto al cofanetto di narrative legate a questa iniziativa, e quindi sarà disponibile da settembre, e sono appunto un cofanetto con 6 narrative, sono dei suggerimenti poi rivolti solo ed esclusivamente al docente con i suggerimenti del Reading Workshop, e disponibili appunto le 6 narrative nel cofanetto a chi ha adottato l'antologia. Mentre nel cofanetto docente, che è già a disposizione dei nostri agenti, invece troveranno il volume scritto da Gianni Poletti Riz e Pensare, scrivere, crescere, e insieme ad altri materiali. Per cui abbiamo anche organizzato poi i corsi post adozione per l'antologia, quindi diciamo che il tuo intervento è prezioso, ci sarà e sarà a corredo appunto di autori e lettori. Tante sono state le domande, tante anche i ringraziamenti, quindi c'è proprio c'è una comunità che sta scrivendo, quindi siete molto numerose, c'è un'adesione nutrita, e sicuramente avremo modo anche di organizzare nuovi webinar, visto appunto la richiesta che ci sta pervenendo. E comunque direi che siamo in chiusura, quindi ringrazio tutti. E ringrazio Jenny prima di tutto, appunto. Grazie per a voi. Marina, la collega Marina Aglieri. Grazie e a voi. Ci vediamo sicuramente presto al prossimo collegamento. Grazie davvero, grazie. Ciao a tutti. Buonasera.